parlato, diciamo, poco fa, quindi vi ho già dato un po' un accenno di quello che è il costo entry level. Sicuramente il costo entry level è un costo che permette, ripeto, di darvi già una buonissima infarinata, una buonissima introduzione a quelli che sono i sistemi e-commerce, quindi vi permette di capire com'è l'architettura, com'è un sistema e-commerce, qual è la logica che ci sta dietro un sistema e-commerce in termini di architettura, ma in termini anche di protocollo, e soprattutto vi permette anche di iniziare a utilizzare software ETS, che è il software importantissimo, perché è quello che permette la programmazione e la configurazione dei dispositivi, e come diceva anche Andrea nella parte introduttiva, è un altro dei grossissimi vantaggi di lavorare con un sistema aperto come Connex, perché stiamo parlando per il sistema integrato della possibilità di imparare un unico software di configurazione e non una pletora, un insieme di software specifici, uno per ogni produttore. Quindi un sistema integrato che impara, un installatore che impara a usare il sistema ETS, è in grado di programmare i prodotti di qualunque produttore, qualunque diciamo, produttore Connex utilizza, produce applicativi, file ETS utilizzabili in ETS, appunto. Quindi questo è un altro importantissimo vantaggio, perché a livello di competenza, a livello di investimento anche di tempo, il sistema integrato, l'installatore, il cliente impara un software e con questo know-how, con questa conoscenza è in grado poi dopo di configurare, studiare, utilizzare prodotti di qualunque produttore, ovviamente a patto che siano prodotti Connex, certificati Connex. Quindi questo è sicuramente un vantaggio che è importante rimarcare, come aveva già sottolineato Andrea. Si faranno anche degli esempi applicativi durante questi corsi, questi corsi entry level, e si farà comunque un'importante parte di programmazione, dei dispositivi, quindi si utilizza ETS, che è la cosa più importante. Poi ovviamente si partirà dalla parte base, da esercizi legati a esempi applicativi molto semplici, il controllo dell'illuminazione, accensione e spegnimento di luci, dimerizzazione, controllo tapparelle, però comunque esempi che permettono, ripeto, di iniziare a capire come funziona il sistema e essere in grado di programmare almeno degli impianti non particolarmente complessi. Diciamo, come dicevo, nella seconda parte si parla di ETS, ecco, qui si vede ETS 6, perché il precedente slide era ETS 5, effettivamente recentemente la sezione Connex ha introdotto un software nuovo, ETS 6, che ha sostituito ETS 5, diciamo, è un software che è cambiato dal mio punto di vista, l'ho usato, guardato un pochettino, è cambiato, diciamo, non tantissimo rispetto a ETS 5. Per chi aveva già ETS 5, se ci fosse qualcuno dei partecipanti che lo aveva, diciamo, la domanda potrebbe essere: devo comprare un software nuovo? No, solitamente ci sono dei costi, delle licenze, diciamo, sul sito dell'associazione Connex per andare a fare l'upgrade, l'aggiornamento della licenza da ETS 5 a ETS 6 con dei costi limitati rispetto a, diciamo, l'acquisto della licenza totale. Poi sulla parte dei costi vedremo dopo qualche dettaglio maggiore. Non è cambiato molto il software, ma come ogni software sono degli aggiornamenti necessari, importanti, perché i sistemi operativi cambiano, Windows 7, 8, 10, 11 adesso, e quindi è importante fare dei software, diciamo, che permettono di essere utilizzati con i sistemi operativi più recenti. Diciamo, quindi questo è, parlerete di durante i corsi parlerete di ETS 6, userete ETS 6, vi dico, nulla vieta che ve lo iniziate a guardare da soli, se siete interessati, basta che vi create un account gratuitamente sul sito dell'associazione Connex, mykmx.org mi sembra, create un account gratuito e vi potete scaricare il software, c'è una sezione download e ve lo scaricate. Ovviamente questo software che scaricate è a tutti gli effetti identico al software, diciamo, che poi andrete a pagare, a comprare se dovete lavorare con i sistemi Connex, ma è un software, diciamo, che permette di gestire una versione demo, trial, che permette di gestire fino a massimo 5 dispositivi. Però se uno fosse interessato, anche un po' più magari, a aprirsi file ETS e vedere le funzionalità di un prodotto, quindi di un applicativo
di un dimmer, di un daily gateway, di un attrattore tappanella, nulla vieta che apra il file ETS se lo guarda in autonomia, già senza aver comprato il software. È chiaro che per capire bene come muoversi nel software, il corso è importante, perché aiuta proprio quello a avere padronanza e conoscenza, diciamo, dello strumento. Al termine del corso verrà rilasciati comunque dei crediti formativi e un attestato di partecipazione, quindi che vi va a confermare che avete partecipato a questo corso 2 giorni. E questo corso, come ho già detto in tante, diciamo, ho già approfondito tanto il fatto che vi dà comunque le basi per progettare e realizzare qualsiasi tipo di impianto, quindi comunque vi dà le basi per iniziare a lavorare con i sistemi Codex. Dove si svolgono questi corsi? Abbiamo, come vi abbiamo detto, 2 training center, uno a Vittone, da dove vi sto parlando, uno a Santa Palomba. Sono dei training center che ospitano fino a un massimo di 8 posti a Vittone, 6 posti a Santa Palomba. Poi bisogna sempre considerare adesso con le restrizioni Covid se è cambiato qualcosa, se cambiasse qualcosa in caso ci fossero delle restrizioni da parte del governo in corso d'opera, ma in linea di massima questa è la capienza massima. Ci sono in più dei corsi, come vedete sotto, vedete delle valigie, abbiamo da diversi anni, ho iniziato io a fare questi corsi Codex con le valigie ormai 7-8 anni fa, e continuiamo a farli grazie al supporto dei nostri tutor, e quindi dove c'è l'esigenza, dove c'è una collaborazione con alcuni grossisti, c'è la possibilità di fare dei corsi presso alcuni grossisti direttamente sul territorio. Quindi questi corsi non sono già pianificati a priori, ma di volta in volta, sulla base delle esigenze, si vengono fatti questi corsi sul territorio. Quindi questa è un'altra possibilità, un'altra opportunità in più che mettiamo a disposizione. Questo è una diciamo una, sono due immagini per farvi vedere, insomma, i nostri training center. Si vede poco dall'immagine, ma di fatto sono dei pannelli completamente attrezzati, delle postazioni completamente attrezzate con tutti i dispositivi principali di un sistema Connex. E poi, insomma, come vedete, ci sono, insomma, alla fine c'è il momento della foto di Vito. Qui vedete il nostro tutor Andrea Contesto, che avete conosciuto prima, che è alla fine del corso, diciamo, il corso si conclude, il corso certificato in questo caso, come vi ho detto, un percorso di 5 giorni dove si fa tanta teoria e tanta pratica. Alla fine del corso si fa un esame teorico e un esame pratico, e diciamo, questo esame si conclude poi con il riconoscimento, insomma, con la certificazione, quindi con l'attestato di partecipazione, di superamento, insomma, del corso, e con l'iscrizione, insomma, del vostro nominativo nella lista dei cosiddetti Connex Pattern sul sito dell'associazione Connex. Quindi, diciamo, l'associazione Connex va a mostrare, poi lo vediamo dopo in una slide successiva, va a mostrare, a elencare sulla base mappa o su un elenco sulla base delle nazioni, va a mostrare chi sono i Connex Pattern, cioè i professionisti Connex che hanno fatto, diciamo, un corso certificato. Quali sono i vantaggi di essere Connex Pattern? Sono effettivamente quelli che siamo detti. Beh, innanzitutto un vantaggio in termini di competenza. È un percorso professionale importante perché vi permette comunque di avere competenza, familiarità con un sistema che ormai è diventato lo standard riconosciuto universalmente per quanto riguarda la Building Automation. Quindi chi vuole lavorare nella Building Automation non può prescindere da KNX. Essere KNX partner vuol dire essere un professionista accreditato, riconosciuto, e quindi, insomma, è sicuramente un vantaggio importante, un vantaggio di visibilità, perché, come vi dicevo, sul sito dell'associazione Connex potete essere, venite trovati, c'è una funzionalità di ricerca, e quindi i clienti che fossero interessati a cercare dei professionisti Connex possono cercare sul sito, magari nella lista della mappa, forse dopo c'è la slide che lo mostra, si può vedere nella mappa, diciamo, chi sono i Connex Pattern nella propria vicinanza, e quindi Connex Pattern che possa andare a interpellare se ho bisogno di fare un'attività, un lavoro, posso iniziare a contattare questi professionisti. E in generale, ripeto, al di là della pubblicità, che è importante, è proprio un tema di competenza, di fare questo passo dentro il mondo della Building Automation.
Diciamo, altri aspetti importanti, al di là del, e qui sono un po' riassunto quello che vi ho già detto, al di là del certificato, chiaramente che vi viene riconosciuto e che potete appendere in un quadro nella vostra, nel vostro ufficio per la dimostrazione del percorso che avete fatto, la cosa importante è anche che a livello poi ufficiale potete comunque, avete diciamo la possibilità di utilizzare ufficialmente il logo di Partner Connex nel vostro materiale promozionale, nei vostri biglietti da visita, nei vostri documenti ufficiali aziendali, quindi insomma è un logo che siete autorizzati a usare in maniera ufficiale, non copiandolo e incollandolo da Google, ma utilizzandolo in maniera ufficiale perché siete Connex Partner. E un altro aspetto importante, considerate che l'iscrizione al corso, lo vedete qui nel terzo punto, nel quarto punto, scusate, delle slide, vedete il fatto che iscrivendovi al corso Connex avete comunque un vantaggio anche economico. È chiaro che il corso Connex, lo vedremo dopo con Claudia, ha un costo, però questo costo diciamo è sicuramente compensato in parte dal fatto che chi si iscrive, lo vedete qui, riceve un voucher all'atto dell'iscrizione, valido per uno sconto sul valore della licenza ETS Lite, che costa 140 euro. La licenza ETS Lite è la licenza che permette di gestire in un impianto, di aggiungere in un impianto con ETS 6 fino a 20 dispositivi, quindi per un impianto piccolino o per un impianto di test, diciamo. Questa licenza ha un valore di 140 euro e viene, diciamo, scontata completamente all'atto dell'iscrizione, ricevete questo voucher. All'atto dell'iscrizione del corso certificato, quindi il corso 5 giorni. E successivamente, una volta che si è superato l'esame, quindi avete superato con successo la prova pratica e la prova teorica, ricevete un secondo voucher che vi permette di avere, diciamo, uno sconto un secondo voucher per aggiornare, per fare l'upgrade della licenza ETS da licenza light a quella professional, anche quella completa, illimitata. In questo modo, considerando questi due voucher che vi ho appena citato, il prezzo della versione software di ETS diventa diciamo pari a 675 euro anziché 1000 euro, che è il costo standard della licenza ETS 6. Quindi questo è già un altro vantaggio importante. Poi comunque ci sono durante l'anno, se uno ci sta attento, periodicamente degli sconti, diciamo, delle promozioni che vengono offerte dall'associazione Connex per l'acquisto di ETS 6 a un prezzo scontato, ma al di là di questi momenti speciali che a volte sono in un certo periodo dell'anno per festeggiare l'anniversario di Connex o per festeggiare altri eventi, in linea di massima qui partecipando al corso certificato avete questo vantaggio importante economico. Riceverete poi anche la rivista Connex Journal, che è quella diciamo che è riservata a tutti i partecipanti, a tutti gli iscritti all'associazione Connex come Connex Partner. E infine potrai partecipare al Connex Award, che è una competizione che avviene ogni due anni, viene indetta dall'associazione Connex, che premia nel mondo tra tutti i progetti, le installazioni Connex, premia quelle più importanti, quelle più significative. Questo evento c'è a livello globale, mondiale, ogni due anni, solitamente si fa in occasione della Fiera Light and Building a Francoforte, che l'anno scorso purtroppo per il Covid è stata posticipata, adesso dovrà essere fatta quest'anno a marzo, ma è stata posticipata ulteriormente a settembre, sempre per motivi legati all'emergenza sanitaria. Però diciamo, al di là di questo momento purtroppo sfortunato legato all'emergenza Covid, è una fiera che si fa ogni due anni e dentro questa fiera l'associazione Connex fa questo Connex Award a livello più globale, quindi potete partecipare e concorrere con sistemi integrato di tutto il mondo. Poi in realtà, diciamo, considerate che abbiamo anche l'associazione Connex locale italiana, di cui vi fa parte, nella quale comunque ogni anno fa il Connex Day, nella quale comunque si vanno a premiare tutte le migliori realizzazioni Connex in Italia, in questo caso. Un riassunto insomma di quelli che sono i numeri enormi che già anche Andrea prima citava, tantissimi sono i membri dell'associazione Connex, cioè le aziende che partecipano all'associazione, più di 8.000 prodotti, ma un numero che è sempre in crescita, più di 500 training center,
siamo a più di 100.000, qua siamo, è a 95, ma siamo già a più di 100.000 con espat, cioè più di 100.000 professionisti nel mondo che hanno deciso di fare un corso certificato 5 giorni, che quindi utilizzano il sistema Connex per la bidding automation. Quindi è una comunità enorme che è sempre in maggiore crescita. Questa è la mappa che vi dicevo poco fa, che permette, diciamo, di andare a cercare sul sito Connex, selezionando per paese, per esempio in questo caso, i Connex partner più vicini a clienti. Come applicazioni, diciamo, non mi dilungo ulteriormente perché abbiamo visto già precedentemente con Francesco, ma anche con Andrea e con Lorenzo, che le applicazioni in un sistema utilizzando il sistema Connex sono enormi. In qualunque tipo di edificio, in qualunque tipo di applicazioni, non ci sono limiti. Quindi sicuramente quando farete il corso Connex, sia entry level che certificato, scoprirete e vedrete che non ci sono effettivamente, non c'è una risposta alla domanda qual è il limite all'utilizzo del sistema Connex, cioè quali sono, c'è qualcosa che non posso fare utilizzando il sistema Connex. La risposta è in realtà no, si possono gestire qualunque tipo di applicazione e quindi è solo questione di, diciamo, di sfruttare al massimo le potenzialità che i prodotti e l'ecosistema di produttori partecipanti all'associazione Connex mettono a disposizione. Quindi come vedete parliamo di residenziali di alto livello, ma non solo, quindi ville, ma parliamo soprattutto di building, quindi hotel, uffici. Negli uffici Connex è, diciamo, un must, uno standard de facto, ma anche ospedali, università, qualunque tipo di applicazione nel building può essere gestito con i sistemi Connex. Niente, quindi insomma io ho terminato la mia parte e lascio quindi la palla, mi sembra, al prossimo relatore. Grazie Diego, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Questo mio piccolo intervento riguarderà la promo di ABB. Mi presento, sono Claudia Rivituso, Training Specialist in ABB e seguo la formazione, quindi anche i corsi Connex. Naturalmente oggi presentiamo questa promo ABB Connex 2022 e vediamo di che cosa si tratta. È una proposta early bird, ha validità per 2 settimane, quindi a partire da oggi 3 febbraio fino al 18 febbraio e naturalmente adesso vediamo che cosa include. Intanto per cominciare il percorso formativo è formato da diversi corsi, per iniziare il corso entry level di cui avete sentito già parlare prima, ha la durata di 2 giorni, quindi 16 ore formative. La prima giornata verrà svolta online, mentre la seconda giornata in presenza, in quanto si tratta di tutta la parte di esercitazione pratica e quindi presso i nostri training center. In aggiunta andremo a parlare del corso, il corso certificato che abbiamo visto prima, quindi durata di 5 giorni, sono 40 ore formative, alla fine delle quali ci sarà poi un test finale, appunto, che vi rilascerà la certificazione. E inoltre abbiamo aggiunto altri 2 corsi specialistici a scelta, naturalmente. Vi abbiamo preparato questo percorso formativo dove avete 2 possibilità, quindi nell'opzione 1 verrà inserito, oltre il corso entry level, il corso certificato, la possibilità di partecipare al corso sul controllo e la gestione dell'illuminazione, oppure se decidete di scegliere l'opzione 2 avrete la possibilità di svolgere il controllo da remoto, quindi su tutti i sistemi di building automation. Naturalmente, quali sono i vantaggi? Perché alla fine sono sempre importanti, no? Per tutti coloro che si avvicinano al mondo Connex, non solo per la promo di oggi e quindi lo sconto, ma soprattutto perché parliamo di vantaggi veri e propri. Intanto diventerete un partner Connex, quindi un professionista specializzato. Dopodiché otterrete una certificazione che, come dovete sapere, è valida in tutto il mondo. Inoltre
avrete anche l'accesso ai corsi specialistici che vi abbiamo mostrato prima in maniera completamente gratuita e inoltre la possibilità di avere anche l'accreditamento dei CFP, ma questo soprattutto in particolare per coloro che sono iscritti agli ordini dei periti industriali. Quindi in realtà dobbiamo dire che su questi corsi abbiamo fatto una prima pianificazione, quindi qui vedete già delle date dove ripeteremo il corso di oggi, ma soprattutto delle date che avrete a disposizione, potete scegliere quelle un po' più convenienti ai vostri, diciamo, impegni. Non ci sono le date dei corsi specialistici perché verranno pianificate nelle prossime settimane, ma comunque indicativamente sappiate che verranno svolti dopo il corso certificato. Quindi, a parte questo, adesso vediamo un attimo di resettare un secondo la presentazione, eccola qua. Parliamo dell'offerta promo ABB Connex. Il corso completo avrà un costo di 1.150 euro, quindi considerate sempre che include il corso entry level e il corso specialistico completamente gratuiti. Naturalmente avrete la possibilità, se volete, di svolgere un solo corso o comunque a vostra scelta. Troverete tutte le informazioni che vi servono, che vi sono necessarie. Naturalmente, per quanto riguarda tutte le informazioni poi di dettaglio, le troverete a disposizione nei nostri, diciamo, contatti. Quindi praticamente sul sito della formazione che vedete qui indicato troverete le informazioni sulla promo, su tutti i corsi specialistici di cui abbiamo parlato prima, sui singoli corsi. Ed inoltre vi lasciamo eventualmente la nostra mail, nel caso aveste bisogno di ulteriori informazioni di dettaglio potete contattarci e noi siamo qui a vostra disposizione. Io chiudo qui il mio intervento, vi aspettiamo in tantissimi e vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona serata. Ecco, se avete domande, se qualcuno ha delle domande specifiche, volete approfittarne ancora di questi pochi minuti che abbiamo ancora insieme, siamo qui a disposizione ovviamente, se no, insomma, se non ci sono domande specifiche, è stato comunque un piacere fare questa presentazione insieme e siamo qui a disposizione, quindi, fino a quando, se avete delle domande.